Ma quanto tempo è che non ci vediamo, regà? Perché non ci siamo visti fino adesso? Madonna, perché non ci siamo visti fino adesso? Perché volevo ripartire, volevo fare ripartire la stagione di Jolly Good con l'evento più grande dell'anno. No, non è l'evento più grande dell'anno, regà, abbiamo visto anche Rolling Stones. Ma vi porterò a un concerto, finalmente ce la facciamo. Spero, oddio, speriamo di farcela. Ma ci vediamo dopo la sigla! Ah, intanto pubblicizzo la situazione di Jolly Cage. 28 e 29 Jolly Cage suonano, siamo sia a Sorano che a Grotte di Castro, quindi senza vedere che fa. 28 ottobre, 29 ottobre ci trovate. Ragazzi, siamo di nuovo qui alla stazione dopo il concerto dei Rolling Stones. E una cosa, a quanto è dato che mi scordo l'ombrello a Milano? Avete letto sulle quote? Poi ora che ci penso, come fa a scordarmelo a Milano se va a Bologna? Però può darsi che l'ombrello arriva a Milano perché lo lascio sul treno, non è a Milano dove? Raga, treno in anticipo di 10 minuti, Non era mai successo. E quindi, ragazzi, siamo partiti con l'immancabile zaino dell'Invicta, che oramai reduce di mille battaglie, mi ha accompagnato in tantissimi viaggi. Ma oggi però ci doveva essere anche il buon Stewie qui davanti. Ha perso il pullman perché, sì, il pullman, il treno, perché sono arrivati incredibilmente in straanticipo e lui diceva, vabbè, arrivo là 5 minuti prima e lo prendo. Sbagliatissimo, perché io sono arrivato mezz'ora prima. La saggezza, ragazzi. Quindi, raga, il prossimo nuovo consiglio da darvi quando andate a prendere il treno, arrivate presto, perché adesso arrivano prima, molto. Vabbè, Stewie, comunque, con Stewie si vediamo a Bologna, doveva essere la sorpresa che vedevo fare sul treno, ma eccolo. Che poi, tu che ci stai a fare qui, che eri nel zaino? Fa il vago. Comunque, raga, è una cosa incredibile. Una pisciata in euro. Il mondo è caro. Ma in che hotel siamo capitati? Cioè, appena arriva Stewie, poi sorpresone, però c'è anche una navetta per andare al concerto, quindi tanta roba. Ora andiamo a vedere la camera, invece porto fa capolissimo sull'ascensore. E ci siamo dentro la stanzetta. Ovviamente io, l'ho aperta prima la porta, sono entrato, ho posato zaino, non è che si è materializzato qui dentro. Stewie, ma che mi hai preso? Il letto matrimoniale? Stasera ti riempio dei calci, come famo qui? Vabbè, se si vede che c'era solo questo. Vediamo la grande visuale che ci abbiamo. Vabbè, dai. Una bella vista McDonald's. Al McDonald's. Televisioncina spalata davanti al letto, ma che ovviamente non guarderemo mai, che saremo troppo stanchi stanotte. Quando torniamo dal concerto. Bagno niente male. Vediamo. Vabbè, dai, alla fine, piena notte al volo. Se vuoi anche fa. Se vuoi anche fa. Ce l'ha fatta arrivare, è proprio lui, il buon Stewie. Dopo aver perso il treno, sta a mangiare un panino rosso e poi si parte. Nel frigo bar c'è l'acqua, però, due bottigliette d'acqua palesemente riempite dalla doccia. Diciamo. Ci vediamo lì. Raga, Steve intigna ancora a non portarmi il regalo di compleanno, cioè sono andato a giugno, raga, siamo a ottobre. Dai, Steve, però. Il viaggio è tutto. Comunque siamo in fila. C'è un po' di fila. Dietro c'avevamo qualcuno pure, non è che. Non siamo soli, non siamo soli. No. Anche lui è con noi, anche lui è con noi. L'ho conosciuto sul Purizio. pulino. Raga, una cosa incredibile, ora guardate che vi faccio vedere, se vi è mai capitato nella storia del mondo. La fila del bagno degli uomini. Non ci sono donne nella fila, perché il bagno delle donne è stranamente senza fila. Adesso sto andando a cercare Stewie che ne dà più la birra, ma non lo trovo. Per fortuna sono qui insieme a Maurizio che è in fila per panino. Comunque questa è l'Unipol Arena. Se vi può interessare, magari un giorno dice dove lo prendo il biglietto, lo prendi sopra. Comunque si vede bene uguale. È abbastanza vicino, rimani alla situa. Ricordatevi, importantissimo, quando venite al concerto la prossima volta, non si può portare il tritolo, te lo fanno lasciare. Le bombe. Dov'è Maurizio? Ah, ecco, gli hanno fatto lasciare il tritolo, l'ha lasciato il guardaroba, vero? Sì, Sì, però c'è un'altra bella notizia se volete. Io ho dici. pagato una birra, me ne ha date due. Oh, la festa! Manca solo a me la birra, isso! Che bellezza! Ragazzi! No, No, guarda, guarda! ti spiego. Salute, Ho detto, io volevo un altro bicchiere. Un appunto per il nutrizionista. La birra non l'ho comprata io, è piovuta addosso. Cioè, Maurizio, Cazzo, se puoi lo vede mia confermare? persona, mi ammazza. Paolo, alla salute. Non l'abbiamo comprato però, cioè c'è piovuto addosso. Esatto. Diciamo altro, non diciamo No, altro. no. Regà, mi ha spento la luce, non è colpa. Si vede È arrivato qualcuno. Vediamo. Attendete. Comunque commentate sotto, il prossimo anno vogliamo i Jolly Cage d'apertura.
nuovo referto medico in arrivo per Stewie mentre suona, mentre fischia. Sicuramente lo porteremo in ambulanza. E poi una stecca ce la piglia. Sì, secondo me fischia nelle orecchie della gente, fischia. È così, capito? Quindi uno dai, dai rallungherà, lo allungano. Alle tastiere, che poi è una, Luca, Civitelli! Sono d'accordo tutti, ragazzi. Johnny Cage è il numero uno. Preciso con un orologio svizzero. Candeli! Buonasera! Sensazioni così a caldo di Stewie? È un po' corto, cioè bellissimo. Beh, concerto, bellissimo, Eric Clapton. Se vi capita, guardatelo. Sì, sì, bellissimo. Sono cose che c'è una luce in faccia. Cioè, stupendo, però un po' corto e un po' vecchio lui. Forse. Quanto te manca il suono dei Leila? Quanto l'hai aspettato? Sì, ragazzi, c'erano due occhi così. Adesso Marzolo, Oni, guarda, la canzone è da acustico un po'. Marzolo. Da mettersi in ginocchio e prega. E com'è? Leila. Osti, tanto lo fa.
Niente. Terribile. Ma poi adesso continueremo a ricordare. Comunque, per il resto, ragazzi. Per il resto, cioè, 99,9% stupendo. Bello, veramente bello. Dove fai pignoli a rompe il cazzo. Guarda quanti zombie. Comunque tanta roba, raga, tanta roba. Poi dopo emozioni a freddo, per adesso così va bene. Raga, da non scordarsi, se venite a guardare un concerto a Bologna, ricordatevi di Stefano. Vedo il numero su Instagram, dove pare. Non ve lo scrivo qui, però poi chiedetevelo in privato che ve lo mando. Stefano vi porta ovunque. Non è lui Stefano, però. Non è lui, no. Raga, snack post concerto. Tanta robetta. Insalata, vero? Così. E dietro. Cioè, salutazioni così a caldo, poi domani ne parliamo meglio sul treno, raga. Allora, concerto che vale la pena di essere visto, perché comunque quando sei lì tu dici aspetta, sto a guardare un concerto. Cioè, lì davanti c'è il Clapton e tu immagini tutto quello che lui ha fatto, perché riesci a trasmettertelo, cioè t'arriva. Tu sei lì e ti vivi proprio la sua storia. Peccato però, perché c'è qualche lato negativo, vero Steve? È un po'... Forse un po' troppo tranquillo per noi, un po' più esaltati. No, cioè, è tranquillo, è bellissimo. Forse se sapevo che era così tranquillo, averlo saputo prima, magari se mettevamo seduti. Questo sì, si poteva sì, bene bene seduti, da seduti, il concerto. Che in piedi, hai visto, è stato tutto il tempo in piedi senza ballare. Anche se ballavi magari Stewie ti guardava male. Quindi, vabbè, per il resto comunque tanta roba. Cioè, t'accarezza proprio con la musica, è un fenomeno. La chitarra... C'è da dire le cose giuste, la chitarra la sassola. Vabbè, ci vediamo domattina, adesso andiamo a dormire qui molto romanticamente. Tante care cose Steve, buonanotte. Guardate come faceva il vago, cioè io stavo andando via tutto, lui è lì, no io... ci ha riprovato, eh. Maurizio, attacca le tigelle, quindi facciamo anche pubblicità al prodotto tipico, hai capito che sono le tigelle? Ho capito. Grande. Ragazzi, se da casa non sappiate che sono le tigelle, il Fanta le fa, Fanta fa le tigelle. Ricordatevi chi è il Fanta. Lasciamo il nostro grande Maurizio che ci ha accompagnato in questo viaggio e noi andiamo a prendere... Ci vediamo presto, un altro concerto. Certo che siete un altro concerto. Oh, ma raga, Maurizio poi ci sarà da fare una puntata a parte perché ha fatto chissà quanti concerti. Forse anche più di noi, senza forse, raga. Sì, vi saluto anche tu con Maurizio. Ci vediamo dopo sul treno con noi. Ciao Mauri. Ciao. L'hanno giocata piano, eravamo nella corsia 8, tranquillissimi che arrivava il treno, ce l'hanno spostata al 10, adesso iniziano a fare il gioco de... l'occhio vede ma la mano è più veloce e adesso ci girano tutti i binari, guarda che perdiamo sto treno. Anticipo, 202, dovevi arrivare il 19, regà! Sono 16, alla grande, si gode! Alla 4, la nostra! Questo programma non è offerto da Bolero, ma quanto è buono però il Bolero, raga. Ne volevo parlare. A te è fantastico. Top. E ricordo, Bolero, quando te pare. Vi do anche un altro paio di dritte, raga. Se non sapete che fare il treno, che non vi piace magari ascoltare la musica, male, però se non vi piace, ci sai che mi annoio ascoltare due ore di musica. Tex Villerino. Questa che è bella questa storia, carina. Non c'è Tex in prima persona, parla un po' di Mefisto, figa. Mi è piaciuta, quindi vi consiglio anche questa, se non l'avete letto. Sono solamente 6,50€, ragazzi, spendetevi due soldi ogni tanto. Non lo so, volevo parlare un pochettino del concerto, Stewie. Vuoi parlare un pochetto del concerto così a freddo, oramai? Come abbiamo detto, è bello, bellissimo. Sono un po' breve. Breve ma intenso. Breve, va bene, cioè secondo me per come l'ha impostato, l'orienta 40 anche troppo. L'orienta 40 andava bene se faceva tutte le canzoni pure parecchie pilastri. Sì, diciamo che è andato un po' più sulla nicchia, più sui versi straconosciuti, non si è andato. Su qualche pezzo di Cream. Sì, quindi non l'ha fatto. Sì, doveva fare. Però tutto sommato è sempre grande. E noi abbiamo visto il freddo, tanta roba, quindi raga, quando vi capita andate a guardare. Con Maurizio abbiamo detto anche prima che andremo a guardare anche qualche altro concerto. Santano. Ciao Mauri. Santano. Se viene Santana Italia ci vedete di nuovo con Maurizio. E niente, adesso poi vado a casa e vi vado a montare il video, però prima magari qualcos'altro da dirvi mi viene in mente, lo sapete come sono fatto, ci vediamo tra poco. Sì raga, sono quasi arrivato, penso di non essermi scordato niente. Adesso ancora c'è. Si è goduta oggi, manco hai lavorato, ti ricordi? Cioè, non ha piovuto. Sta fortuna, vabbè, ti sei fatto il viaggetto a Bologna, Sta che so. E beh, salutiamo il nostro amico Stewie, raga, che ci lascia qui dove arriva a Orte. Bella raga. E se vediamo il prossimo video, Steve. E con voi se vediamo in macchina forse. E niente, raga, qui dove tutto è iniziato, si ritorna a casa.
la macchina lì che mi aspetta. E vi ricordo che se volete guardare c'è il video proprio dedicato a Eric Clapton che parla di lui. Se non conoscete magari Eric Clapton, male, però avete sempre tempo e modo di recuperarlo in questo video. E noi ci si vede la prossima storia, che potrebbe essere proprio un video dedicato a una nuova serata dei Jolly Gage, una di quelle che vi ho menzionato prima, e che ne so, magari proprio tutte e due. Tante care cose, raga.